Jorge Lorenzo, siamo a ECMA. La prima domanda che ti faccio è semplice: come stai? Bene, sto bene. Sei felice? Contento? E fisicamente quasi al 100%, ho bisogno di qualche tempo di riposo per riprendere al 100%. Mm-hmm. E questa ultima lesione che è stata dura e sta essendo molto lunga, però ci siamo, ci siamo. Sei carico per Valencia, quindi? Sì, sì, sì. Che risultato ti aspetti? Che abbiamo sentito che punti addirittura la top 5. Come, no, come top 5 sarà difficile, perché in questo momento stiamo tra un secondo e mezzo del più veloce, sta costando molto ridurre questa differenza e Valencia non sarà facile, però il nostro obiettivo, il mio e anche della squadra, è provare di fare la triple crown, la triple corona. Anche vincere il titolo delle squadre, siamo a solo due punti della Ducati. E Valencia è sempre stato un circuito difficile per la Ducati e teoricamente favorabile per la nostra moto, quindi aspettiamo che Marc possa vincere la gara e io possa fare il massimo per prendere il massimo punti possibile. Senti, facciamo un salto indietro, stesso periodo 2018, ti aspettavi che sarebbe stata così dura quest'anno? Beh, tutto ha cominciato un po' con gli infortuni che ha avuto, no? Che ha avuto a Aragon 2018, mi ha fratturato un dito del piede destro, dopo a Thailandia ho rotto un ligamento e mi ha creato molti problemi, dopo nella pre-season mi ho rotto lo scafoide, quindi sono arrivato a Qatar molto, molto basso di condizione fisica. E lì a Qatar mi ho fratturato la costella il venerdì pomeriggio. Quindi sempre non al 100% sulla onda, e non essere al 100% fisicamente ti fa guidare non in maniera aggressiva, non in maniera convinta, e questo è difficile di sostenere. Dopo ad Assen ho avuto sicuramente la peggiore lesione della mia carriera, il peggiore infortunio, perché quando si tratta di colonna vertebrale la cosa diventa seria, e questa ultima lesione mi ha portato a fare un tempo di recupero lunghissimo, a recuperarmi molto molto piano piano, ancora sto soffrendo un po' queste conseguenze, quindi devo un po' passare questo processo per sentirmi un'altra volta al 100% fisicamente e poter spingere come ho fatto sempre. Quindi parliamo un po' del futuro, 2020, hai già iniziato a testare qualcosa, hai già iniziato a parlare con Honda per delle componenti no, che possono aiutarti? No, sfortunatamente al test di Misano non ho potuto provare la nuova moto perché fisicamente non era a posto dopo aver forzato molto la lesione a Silverstone, quindi due giorni dopo abbiamo andato a Misano ma non era bene, abbiamo dovuto cancellare il test, invece Marc e Crash non hanno provato la moto nuova. Per il momento la moto sembra ancora più potente, però in generale non supera la moto di quest'anno, quindi vediamo che hanno potuto fare alla Honda in questi 3 o 4 mesi e se hanno potuto migliorare i difetti, no, che sempre crea la nuova moto. C'è stato un momento in cui stagione hai detto ma chi me l'ha fatto fare? Eri un po' magari demoralizzato, scoraggiato. Sto pensando prima di tutto al momento dell'infortunio brutto che hai patito, in cui hai detto ma mollo tutto. Cosa me l'hanno fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? È un modo di dire italiano per dire ma perché sono qui, perché mi sta succedendo questo, ma mollo tutto, saluto tutti e basta. Beh, tutti gli umani hanno dubbio in generale. Tu ce l'hai sul tuo lavoro sicuramente, sulla tua vita personale, anche io siamo anche noi umani, anche se siamo facendo un lavoro speciale o diverso a un lavoro comune, non lasciamo di essere umani, no? Però qualche volta tu hai questi dubbi e quando lasci passare un po' il tempo questi dubbi vanno via e ritorni a essere convinto, o no, o può essere che mai ritorni a essere convinto. Nel mio caso, quando ho lasciato passare 2 o 3 settimane dopo l'incidente di Assen, questi dubbi hanno andato via e mi sono ritrovato un'altra volta convinto di provarci un'altra volta con la Honda. Jorge, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te.